Ciao bambini, oggi faremo un gioco per allenare la nostra attenzione. Io vi leggerò una storia. E voi che cosa dovete fare? Tutte le volte che sentirete la parola Ernesto, voi dovrete battere le mani. Facciamo un esempio, io dico Ernesto e voi battete le mani. Ora che avete capito come si svolge il gioco, possiamo iniziare. La storia si intitola L'elefante Ernesto. L'elefante Ernesto si sveglia presto la mattina e si stira le zampe. Ernesto va alla fonte e si insapona per bene. Finito il bagno, si veste, si mette il profumo e si pettina con una grossa spazzola. Finalmente Ernesto è pronto per fare una ricca colazione. Beve il latte e si mangia 7 biscotti. Che goloso! Prende il monopattino e, allegro e felice, corre veloce tra i prati. Ernesto va così veloce perché ha un appuntamento. Lo sta aspettando la sua amica, la pantera Elena. Ernesto ha portato ad Elena tante caramelle. I due amici fanno a gara chi ne mangia di più e fra tante risate le finiscono tutte. Questo gioco può essere anche fatto in un altro modo. Scrivi su un foglio la parola Ernesto e tutte le volte che la senti, chi per primo prende il foglio ha vinto. Spero che il gioco ti sia piaciuto, ci vediamo al prossimo laboratorio.